Il Pietrecuto conquista una netta vittoria contro il Savio e ritrova il primato in solitaria nonostante una lunga lista di assenti: Mularoni, Davide Fabbri, Francesco Fabbri, Burioni, i due portieri Lassagna e Claudio Balducci, quest'ultimo in panchina a titolo di firma. I ragazzi di Fregnani, che schierano i 47enne Spadazzi in porta, mettono ancora in mostra il loro grande potenziale offensivo, con Fratti che festeggia il suo 101esimo gol in maglia rossoblu, ma soprattutto scoprono il giovane Alessio Crociani, classe 99, il cui ingresso in campo è stato determinante. Albindi, partita condizionata da forte vento, Baschetti innesca da subito in avvio il compagno che non riesce a pungere come vorrebbe. Dalla parte opposta il Savio passa in vantaggio, ma il gol viene annullato per posizione di offside. Buona invece la posizione quando al decimo minuto un colpo di testa d'Amico risulta essere vincente, battendo l'esperto Spadazzi per il vantaggio ospite. Sempre di testa avviene il pari del Pietrecuto al 21esimo, cross di Eugenio Sebastiani, dalla destra Tosi in posizione centrale, angolo e colpo di testa e supera Dallara. Per l'1-1 ristabilita dunque la parità in campo. Il Pietrecuto si spinge in avanti ma subisce il contropiede ospite che per poco con D'Amico non risulta vincente, provvidenziale la deviazione della difesa di casa. Fregnani a questo punto cambia tattica passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e inserisce il giovane Crociani nel ruolo di esterno alto a sinistra con Tani alle spalle di Fratti. Mossa azzeccata e che lancio di Pietrecuto verso la vittoria. Prova del gol già inizia ripresa con un calcio piazzato di Tani, ma l'estremo ospite non si fa superare. Il Savio prova a rispondere con una solo personale di Bagnolini che viene chiusa sul più bello da Spadazzi, bravo a chiudere lo specchio della porta. Il gol è nell'aria, qui ben servito Tani spara addosso a Dallara. Al 71esimo però da Masini parte l'azione di Sebastiani, dopo un primo tiro di Fratti respinto c'è l'assist di Crociani per il tiro vincente di Tani. Questa volta il gol è concretezza, 2-1 per il Pietrecuto. Sulle ali dell'entusiasmo il Pietrecuto insiste sfiorando i tris, Dallara evita il colpo del KO, o meglio lo rimanda al minuto 78 quando Sebastiani sugli sviluppi di corner ci prova, la palla arriva a Crociani che di potenza firma così il gol del definitivo 3-1. Partita finita, manca a dirlo, il poker a firma di Fratti che, servito dal lungo lancio delle retrovie, batte l'estremo Dallara, che nulla può. E come festeggia Fratti? Festeggia con un'intervista quasi seria, o meglio, scopritelo. Sì, soprattutto è stata bella, sono contento per la vittoria. Non è stato facile perché siamo partiti male, però avere vinto e da quanto mi risulta siamo tornati primi in classifica, perciò sono molto contento. In più mi hanno fatto questa targa. 100 volte Gianni Fratti! 100 volte Gianni Fratti! 100 volte Gianni Fratti! Aspetta! 100 volte Gianni Fratti! Sul finire Baschetti si divora la cinquina, ma va bene così, giusto mister Fregnani? Siamo partiti un po' timorosi, loro sono stati bravi, hanno trovato il gol, hanno avuto anche un paio di occasioni importanti. Poi secondo tempo abbiamo fatto bene, ci capita spesso, è merito dei ragazzi che lavorano molto durante la settimana, molto e bene, perché quello è importante, quindi diciamo abbiamo in questo momento stiamo bene, nonostante qualche acciaccato, ma nell'arco di un anno ci sta, quindi penso che il risultato sia giusto. Abbiamo sofferto i primi 15-20 minuti, poi penso che il risultato, anche con un vento così che era difficilissimo giocare, sia un risultato meritato, forse magari un po' ampio nei confronti della squadra avversaria che ci ha messo in difficoltà nella prima parte del primo tempo, però penso che i 3 punti siano meritati. Il Pietrecuto ora davvero può spingersi in avanti, riconquistata la leadership del girone.